E salve a tutti. Vorrei interrompere questa mia pausa estiva con la presentazione di un percorso molto interessante, quello di Battle Royale, che è sia un fumetto sia un volume di letteratura, un libro, sia anche un film molto interessante che, come vedremo, ha ispirato un sacco di opere. Ma andiamo nel dettaglio. È soprattutto un libro. Battle Royale, in giapponese Batoro Royaru, è un romanzo dello scrittore giapponese Kōshū Takami. Originariamente scritto nel 1996, non è stato pubblicato fino al 1999. La storia racconta degli studenti di una scuola media che sono costretti a combattere tra loro fino alla morte in un programma gestito da un autoritario governo giapponese, ora conosciuto come Repubblica della Grande Asia Orientale, un libro molto interessante uscito da Oscar Mondadori in Italia. È anche un manga crudelissimo e qualcosa, insomma, di veramente per chi ha un palato, appunto, che ricerca dei gusti forti. Battle Royale, abbreviato in BR o BR Art, è un manga seinen tratto dall'omonimo romanzo. È opera di Kōshū Takami, l'autore del romanzo, e del mangaka Masayuki Taguchi. È ambientato nell'immaginaria Repubblica della Grande Asia, che si trova ipoteticamente al posto del reale Giappone, un regime totalitario in conflitto con tutti gli stati del mondo e governato da un dittatore chiamato l'Egemone. È anche un videogame. Battle Royale è una tipologia o modalità dei videogiochi che ha come obiettivo la sopravvivenza in un'arena. Player versus player, homo homini lupus, è una lotta tra uomo e uomo, o tra donne e donne. Ma Battle Royale è soprattutto un film. Le autorità, preoccupate per la vertiginosa crescita della criminalità giovanile, decidono di varare la Millennium Educational Reform Act, conosciuto anche come BR Act. Si tratta dell'estrazione a sorte di un gruppo di studenti delle superiori, che dovrà partecipare al Battle Royale, un crudele gioco di sopravvivenza, nel quale i ragazzi avranno il compito di uccidersi a vicenda per difendere la propria incolumità al fine di essere eletti vincitori e poter tornare finalmente a casa. Solo l'ultimo sopravvissuto potrà fregiarsi di tale riconoscimento. Se allo scadere dei 3 giorni durante i quali si svolge il gioco saranno in vita più individui, il comitato supervisore dei ragazzi li ucciderà tutti, facendo esplodere il collare elettronico che cinge il collo di ogni partecipante. Si distingue questo film per la regia di Kinji Fukasaku, morto prima di realizzare il sequel, purtroppo, e Takeshi Kitano, un grande attore, grande interprete che qui rappresenta un po' se stesso, adesso andremo a vedere. Nuove leggi e nuovi metodi di insegnamento. Fa parte del comitato, oltre ai militari, il professor Kitano, interpretato appunto da Takeshi Kitano. Ogni concorrente ha in dotazione una sacca, nella quale trova una bussola, una mappa dell'isola, viveri per 3 giorni e un'arma. Le armi sono state assegnate ai concorrenti in maniera del tutto casuale, spaziando dai mitragliatori ai bastoni, dalle balestre alle accette, dai binocoli ai coperchi per le pentole. Ma vediamo la sconvolgente dichiarazione del professore. Grazie ai tizi come il nostro Kurino, è andata del tutto in malora. E per questo i grand'uomini ne hanno discusso e hanno fatto quella legge. Battle Royale! Così quest'oggi, ragazzi, vi farò ammazzare un po' tra voi. Finché non resterà solo l'ultimo, nulla sarà proibito. E c'è di nuovo. A capire il senso di quello che ha detto. Tutto questo è assurdo. In verità, il nostro responsabile, professore Yashida, si era fermamente opposto alla selezione della sezione B. Grazie ai tizi come Un nostro. colpo veramente gobbo, direi. Ha ispirato quest'opera a romanzi come quello della Collins, la serie di Hunger Games, fortunatissima.
e la famosissima serie di film, ovviamente interpretati dalla bellissima attrice. E anche una serie come questa, Anarchia, la notte del giudizio. O autori come Tarantino, in cui i volti appunto delle studentesse delle medie, insomma, si avvicinano molto a questo modello, di questo esempio, questa killer bambina. Ma qual è il segreto di questa famigerata Battle Royale? Perché è così famosa, così piace così tanto questa serie? L'ingrediente fondamentale ovviamente è la paura, l'inaspettato, qualche cosa che non penseresti che succeda, che il tuo miglior amico diventa il tuo assassino, il tuo compagno di banco diventa la persona che più ti odia, questo costretto dalle regole del gioco della Battle Royale. Quindi chi ti sta di vicino può pugnalarti, può farti del male, perché questa è la legge fatta e creata per evitare che la violenza dilaghi nelle scuole. Ma invece noi speriamo in un'altra scuola, una scuola all'aria aperta, con saperi caldi, con persone che amano il sapere, che si vogliono bene tra di loro e che hanno un messaggio di speranza, di amore e di fratellanza da consegnare alle future generazioni. Grazie per l'ascolto e spero di non avervi annoiato.